Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della carriera. Oggi ci troviamo qui nella nuova giornata e siamo pronti appunto per allestire tutti gli impianti, diciamo. Quindi attualmente pensavo innanzitutto di andare giù e far partire la 2S, allestimento, esatto. Se andasse giù. Sono abituato a giocare un po' a Minecraft, un po' Winter Resort Simulator ogni tanto. E qui direi che si possono spegnere anche i cannoni. Sì. Prima che facciano troppi mucchi. Si hanno fatto un pochettino di neve, un attimino sopra, ma comunque niente di problematico. Ora direi di andare ad allestire la 2S innanzitutto. Fare partire anche l'altra seggiovia, la gobbette. E poi. Aspettate, devo mettere qui l'allestimento. Un pochettino scatti. Mettiamo su on, ripristina. Sì. Quindi ora posso andare avanti l'impianto, diciamo. Adesso quindi direi che si potrebbe anche far partire la gobbette. Magari entro dentro perché se no non lo faccio più, diciamo. Allora attiviamo qui. Parcheggio allestisci. Lo mettere indietro. Scambio allestimento. Scambio il laghettino. On, ripristina. Direi che possiamo farla partire. Sì. Sì, intanto l'impianto è partito, le seggiole stanno andando. Cheese lo mettiamo. Sì, dai. Quindi ora possiamo andare a preparare, no, preparare cosa? Dobbiamo preparare, sì, qui la Sondenban. Però aspetterei di prenderla fino, diciamo, alle 7:30, così intanto mi fa, ecco, il passaggio tutto di soldi, che sotto i vari. 56.000, facciamo l'investimento da seggiovia. Sondenban, 22.000 euro, sì. Aspettate un attimo che tolgo il fatto che dopo adesso mi fa casini, allestimenti. No, pensavo che si mettesse ad allestirlo automaticamente. Perché si muove questo? Ma tirato giù corrente. Non dimmi che andate avanti tutta la notte. Adesso controllo nel video precedente, dopo vi metto una clip. Facciamo alle 7. Devo mettermi qui, entrare dentro, ottimo. Quindi adesso allestiamo anche questa qui. Servizio, sì. Ah, prima devo anche invertire la marcia. Perché questa qua si allestisce al contrario. Allestimento. Pareva che l'ha messa in 10 linee differenti quando ci sono 5 seggiole. Totali. Sì, potrebbero fare anche la seggiovia con un magazzino un po' più piccolo, diciamo, però. Oh, l'ha messa così. Sarebbe carina anche una D-Line, magari, senza magazzino, tipo. Visto che ce ne sono anche un po' in giro. Si poteva mettere magari la Jagerban. Non ci ho pensato, effettivamente, quando ho creato la mappa. Vabbè, adesso facciamo partire il tutto. Butta dentro quelle seggiole. L'unica cosa è capire l'ordine in cui sono messe. 2, 8. Che dopo va la 12, 11, 10, 9, 8.
Sì, da questa a qui proprio vanno dentro. Quindi possiamo far partire l'estimento anche. Scambio V2, dov'è che è? V1, V2 lì. Adesso aspettiamo che escano tutte. Aspettiamo che passi sopra V2. Ottimo, possiamo metterle fuori. Facciamo uscire queste altre. Bene, adesso aspettiamo che passi V1. Mi scambio. Passato, ottimo, quindi scambio V1 fuori. Ora salgono sulle ultime 4, ultime 5 seggiole. Sì, 5 sono. Adesso stanno anche arrivando, immagino loro. Sì, esatto. Tanto altronde non hanno neanche una portata oraria grossa questo. Cioè mi pare sia 2004 massimo. Oppure potremmo anche fare intanto un piccolo giretto, vedere gli altri impianti. Qui ho quasi finito. Qui alla 2S devono ancora iniziare a scendere. Vabbè, queste altre due sono già pronte. Se più o meno lì è giusto. E poi magari pensavo anche come ultima robetta da poter fare. Mi sa che quasi quasi farò anche uno skilift che va su qua sopra. Cioè adesso pensavo magari vi faccio vedere appena finisco di allestire questa. Il progetto che avevo di fare un nuovo skilift, che effettivamente avrebbe senso su un ghiacciaio. Nel cavolo chiudo, visto che ci sarà lo scestivo poi anche qui, diciamo. Ad ogni volta. Qui non c'è niente da girare. Stisci va tolto, mettiamo avanti, c'è della stazione, velocità avanzamento fare 4 metri al secondo, 3,8 dai, la tappa seggiovia attiva, quindi questa seggiovia è anche pronta, vediamo se l'ingresso è aperto, ma no, potremmo anche non aprirlo per ora tanto. Bene, adesso posso farvi vedere il progetto dello skilift che avevo, che è appunto un impianto che da qui va sulla sopra. Le mod ce l'ho già, penso di chiamarlo Glacier Lift. Cioè adesso vi faccio vedere, poi non credo che faccio già ufficiale adesso. Se io farei partire da qua, pensavo. Che effettivamente avrebbe anche abbastanza senso farlo partire da qui. Vabbè, farlo arrivare ovviamente più in su. Pensavo qui sopra, in modo che la gente che prende questo skilift possa far giù la nera. Quindi aperta. E tagliare giù dentro per andare via di qui. Ok, poi ditemi voi se l'impianto potrei anche costruirlo. Per ora è messo così. Secondo me andrebbe anche, non sarebbe neanche troppo lungo. Magari portata gliene metterei 1000 persone l'ora, dai. Ora, proprio 1000 esatte sono riuscito a mettergli. Dopo anche ovvio che se gli metto i piattelli normali porta a 500, però dovrebbe lo stesso andare. Eccoci qui ragazzi, la 3S ha appena finito, magari adesso la fermerei anche se il nostro impianto gira all'infinito. Tanto tutto pronto, ecco qui, apriamo l'ingresso e facciamo partire l'impianto. Velocità gli metterei un 5 metri al secondo attualmente. Che sono NPC trasparenti in pratica attualmente. Là. Così tanta fila hanno fatto. Erano tutti qui. Pure 17 persone. Oggi non vuole sapere di partire. Velocità secondo fa questa attualmente. L'ingresso, sì. Vediamo che velocità.
Diciamo che fa strano vedere la cabina via con tutte queste cabine. Abituato a quando avevo messo la portata oraria un po' più bassa, che aveva tipo 5 cabine, qua adesso sono 57. Ah, va bene. Tanto effettivamente campate così cariche dovrebbe dondolare come un mato. Solitamente quando sono tanto cariche le campate vanno su e giù. Sì, qua sarebbe comoda la 2S. Funivia vai vieni no, perché sarebbe troppo incasinata. Cioè, sempre che non gli metto la 3S qua sopra, ma diventa un po' esagerato. Ecco, cavolo, cosa ho pensato adesso. Un Funitel sarebbe ottimo qui. Sì, cavolo, non ci ho pensato. Il problema è che è un disastro da far andare quello. Bene, direi che ora può partire anche la Sonnenbahn. No, dai. No, la seggio l'ha buggata, no, però. Scatole. Niente, ci tocca tenerla così. Quanto vedi anche portata oraria attualmente? Niente, 159 solo. Ricordavo fosse più alta. Boh. Beh, niente, ragazzi, spero che attualmente l'episodio vi sia piaciuto, che la serie anche. Intanto qui lascio andare avanti. Ci becchiamo al prossimo video o anche live streaming, pensavo, perché forse qualcosa lo farò, anzi è abbastanza probabile.